Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Prato Diretta Sera. Due anni fa e un giorno per l'esattezza, la tragedia di Via Toscana. 7 operai cinesi morti nel rogo della fabbrica nella quale lavoravano e vivevano, 5 gli indagati poi diventati imputati, per 3 il processo si è già chiuso con condanne in primo grado e parliamo dei 3 cinesi che gestivano di fatto l'azienda. Per i 2 proprietari dell'immobile invece il processo è ancora in corso, si sta celebrando in queste settimane con rito immediato davanti ai giudici del Tribunale di Prato. Ormai anche per questo processo siamo alle battute finali, la sentenza dovrebbe arrivare grosso modo tra febbraio e marzo. Ieri quella tragedia è stata ricordata in Palazzo Comunale con una commemorazione e con un incontro. Ne parliamo stasera, affrontiamo questo argomento e anche altri connessi con i 2 ospiti. Renzo Berti, che ringraziamo, che è il responsabile del progetto Lavoro Sicuro. Sì, buonasera. Buonasera. E invece da quest'altra parte Giorgio Silli, che è il responsabile nazionale per l'immigrazione Forza Italia. Salve, buonasera. Anche consigliere comunale e un passato, quello dell'ultima legislatura, da assessore all'integrazione e all'immigrazione. Direi di partire intanto con il servizio realizzato da Eleonora Barbieri proprio ieri in Palazzo Comunale con il presidente della regione Enrico Rossi, che ha detto: adesso basta, è lotta dura all'evasione fiscale e al lavoro nero. Guardiamo insieme. Lotta all'evasione fiscale e al lavoro nero sono queste le 2 nuove sfide lanciate dal presidente della regione Enrico Rossi ai margini della cerimonia per il 2° anniversario della tragedia di Via Toscana, l'incendio alla fabbrica dormitorio dove hanno perso la vita 7 operai cinesi. Dopo il progetto Lavoro Sicuro, iniziato il 1 settembre del 2014, che ha riguardato prettamente le irregolarità sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, il presidente Rossi ha lanciato oggi 2 nuove frontiere su cui si è detto pronto a collaborare anche oltre i limiti della propria competenza. Sentiamo in merito la dichiarazione del presidente Rossi, che ha anche rinnovato la propria fiducia agli ispettori del progetto Lavoro Sicuro dopo l'inchiesta della Guardia di Finanza, che ha indagato per concussione 2 ispettori, e poi le dichiarazioni del sindaco Matteo Biffoni, in linea con quanto dichiarato da Rossi. Uno sono le condizioni di sfruttamento brutale, io non so se si possono definire schiavitù, ma per certi aspetti in molti casi ci assomigliano, e anche su questo credo che si debba trovare una legislazione per intervenire. E un altro sono anche l'evasione fiscale, che è troppo alta, che non è accettabile. Noi garantiamo servizi e chi produce deve pagare le tasse, perché i servizi costano e per mantenerli a livello adeguato, se si è cinesi o di qualsiasi altra etnia, è bene che le tasse si paghino. Resta una zona grigia, come ci dimostra gli ultimi fatti, l'ultima inchiesta della Guardia di Finanza. Ah, non c'è dubbio che la zona grigia deve diventare bianca, su questo non ci deve essere tolleranza a meno di 0, perché non solo per chi compie il reato, quindi per chi sfrutta il lavoro, per chi sfrutta la prostituzione, per chi fa il furbo nelle aziende, e anche lo stesso identico, lo stesso trattamento deve valere per chi aiuta, per chi gli sta a fianco, per chi sfrutta e per chi fa il furbo. Ancora più duri bisogna essere se sono pubblici ufficiali, devono rappresentare lo Stato, devono rappresentare il rigore e il rispetto delle leggi. Su questo ha ragione Nicolosi quando ci richiama sulla pericolosità di quella zona grigia. Noi lavoriamo perché diventi bianca, non ci deve essere alcun tipo di tolleranza o di passo indietro su questa sfida. Ecco, sfruttamento, lavoro in condizioni assai precarie, molto più che precarie, tra l'altro argomenti questi richiamati anche dalla recente visita di Papa Francesco. Il Presidente della Regione ha puntato soprattutto la lente d'ingrandimento sul lavoro nero ed evasione fiscale. Silli, un ritornello che avete ripetuto per 5 anni quando lei è stato assessore. Beh, mi viene da sorridere, anche se c'è da sorridere poco. Mia nonna avrebbe detto: tanto tuonò che piove, per usare un proverbio, perché insomma noi lo diciamo
Anzi, io mi ricordo all'epoca ero segretario comunale nel 2005-2006, segretario comunale del mio partito, e iniziammo a martellare, a martellare, a martellare. Io capisco che alcune parole non siano, come dire, congeniali tanto alla destra quanto alla sinistra. Ci sono delle parole d'ordine e ci sono delle parole che assolutamente, come dire, a sinistra fanno venire l'urticaria: ordine, disciplina, regole, leggi. Si preferisce più parlare di integrazione, di dialogo, eccetera. Giusto quello che si è fatto fino adesso, però insomma è un annetto e mezzo e noi diciamo che probabilmente non sarebbe stato sufficiente. Rispetto a prima mancava una fetta importante e consistente all'interno dei controlli. È inutile che io vada a controllare se un impianto elettrico è a norma, e quello io lo prendo per assodato, deve essere a norma, e forse quella è l'unica vera responsabilità di chi affitta i capannoni, se io ti do qualcosa non a norma. Però cioè, voglio dire, controllare i cinesi e non controllare il vero cancro del lavoro cinese, cioè il lavoro nero, il sommerso, la riduzione in schiavitù, l'evasione fiscale, eccetera, beh, era un controsenso. Quindi ogni forma di, come dire, ogni modo di combattere l'illegalità ben venga. Però ecco, sono contento che anche Rossi si sia reso conto che quello che noi abbiamo detto sempre corrisponde al vero. Renzi, Renzo, ci arrivate un po' tardi a sinistra, però ci siete arrivati. Ecco, Berti, allora che cosa significa che si va oltre l'impianto elettrico? Lei ha toccato con mano in questo anno e mezzo quello che è la realtà del distretto parallelo, così si chiama. È arrivato il momento di fare un salto in avanti? Ma probabilmente il momento era anche prima. Non è un caso che noi dobbiamo confrontarci con una situazione così incrostata che ha dimensioni e complessità enormi. Stiamo cercando di recuperare il tempo perduto, possiamo dire, con uno sforzo straordinario, frutto di un investimento che la Regione ha voluto e che sta dando dei risultati. Siamo certamente consapevoli che il problema della illegalità è un problema che non riguarda soltanto la sicurezza, anche se il tema della sicurezza è tutt'altro che secondario, come purtroppo i fatti per i quali siamo qua ci ricordano amaramente. Partendo da lì abbiamo inteso creare le condizioni per un miglioramento del livello della sicurezza, per la incolumità di chi lavora, per evitare che altre tragedie si ripetessero, ma anche immaginando che da lì si potesse allargare l'orizzonte. Devo dire che la Regione sta facendo molto, perché ha investito 13-14 milioni di euro e sta facendosi carico anche di aspetti che la riguardano molto indirettamente. Io penso ad esempio allo sforzo che la Regione ha compiuto per supportare l'attività della magistratura, fornendo personale amministrativo, e penso che anche i temi giustissimi che sono stati evocati, quello dello sfruttamento del lavoro, possiamo dire anche della clandestinità, e senz'altro il tema del sommerso, dell'evasione economica e fiscale, sono temi clou, sono temi fondamentali, ma sono tematiche che richiamerebbero competenze che non sono regionali, che riguardano lo Stato. Io non penso che questi siano temi che devono avere una connotazione politica, perché la legalità non è un tema politico, è un presupposto della convivenza civile, ed è evidente che tutti debbono riconoscersi in un principio per il quale le porte sono aperte a condizione che le regole vengano rispettate. Questo oggi non accade e dobbiamo adoperarci perché ci sia un cambiamento. Ieri noi abbiamo, diciamo, anche approfittato dell'occasione della ricorrenza dell'anniversario del rogo per fare il punto, come il Comune aveva chiesto, sullo stato d'avanzamento di un piano che sta facendo numeri impressionanti e che sta determinando un cambiamento. Ce lo dice il fatto che le multe oggi vengono pagate, ce lo dice il fatto che le prescrizioni vengono temperate, e questa è una novità assoluta, perché in passato queste aziende sparivano una volta che venivano individuate come non in regola. Però è un cambiamento che ancora non ci soddisfa, perché al di là dei numeri la sensazione è che sia un cambiamento subito più prima che interpretato. Il cambiamento vero è quello che sta nelle mani del datore di lavoro, dei lavoratori, di chi è quotidianamente al pezzo, che può garantire una prevenzione reale. Quindi per fare questo salto di qualità c'è bisogno di un cambiamento di mentalità,
di una trasformazione, diciamo, anche di tipo culturale. Certamente noi esercitiamo un pressing formidabile, le possibilità, diciamo, il rischio di essere controllati sono passati da una situazione antepiano che era grosso modo del 4% a una situazione che è del 45%, cioè un'azienda in un anno ha sostanzialmente la possibilità di essere controllata una su due, tant'è che noi di qui al 2016 le vedremo tutte. Però ecco, perché ci sia una prevenzione vera e consapevole, occorre che scatti un meccanismo diverso da quello del solo controllo, perché il controllo di per sé è fondamentale, perché ci mancherebbe altro che non ci fosse, ma deve scattare un'assunzione di responsabilità da chi è lì al pezzo. 30 secondi ciascuno per... vi chiedo questo, partendo da Berti, manca, come dire, quello sprint finale, quell'ultimo miglio che forse dovrebbe fare lo Stato. Si può fare qualcosa? È possibile fare qualcosa? È una questione di volontà, di mezzi, di che cosa? Ma il Presidente Rossi ha annunciato la disponibilità della Regione a dare un contributo che va anche al di là delle competenze, come ricordavo è stato fatto anche in altri casi. Questa è una impostazione che però deve trovare corrispondenza nei soggetti che hanno competenza a riguardo. Faccio l'esempio che è quello dell'evasione economica e fiscale. Non è che questi controlli li possano fare le aziende sanitarie locali, ovviamente ci sono altri soggetti che tuttavia spesso e volentieri lamentano giustamente una carenza di risorse, personale inadeguato, peraltro una realtà che soffre di questo sottodimensionamento da tanti punti di vista, le forze dell'ordine, il tribunale, la procura, tanti soggetti che hanno una competenza e voce in capitolo fondamentale. Occorre che lo Stato dimostri attenzione drenando risorse che possano consentire a questi soggetti di stare in partita come evidentemente vorrebbero fare. È d'accordo Silli? Beh, sono d'accordo. Innanzitutto io francamente sarà che per fortuna nella mia vita per lavoro ho girato tanto il mondo e in un paese, in uno Stato di diritto come l'Italia, che per risolvere un problema di illegalità si debba creare un progetto apposito, già è un qualcosa che stride. Cioè, se ci vede un cittadino americano dice: ma come, non avete già la vostra legge e le forze di polizia che dovrebbero? Quindi sicuramente c'è una anomalia enorme, cioè il fatto stesso che la Regione Toscana debba spendere soldi dei contribuenti per fare che cosa? Per far rispettare la legge a delle persone quando i contribuenti che hanno pagato le tasse già l'hanno rispettata a monte. Cioè, è una cosa molto italiana, perché se uno cerca un attimino di uscire e la guarda a freddo dice è follia sostanzialmente. Sono d'accordo con Berti quando dice che ci sono tantissime competenze che non sono strettamente locali o regionali, questo è chiaro. Abbiamo un sistema legale dove anziché norme sembrano suggerimenti, perché a norma non corrisponde mai una sanzione. Se noi in questo paese non iniziamo veramente a usare le maniere forti, ma forti non vuol dire fargli le carezze e poi tenergli in carcere un paio di giorni, forti vuol dire anche quando c'è bisogno di qualche pugno duro, mezza manganellata, e tenerlo in galera per un po' più di tempo. Io sono convinto che già la percezione dell'illegalità sarebbe diversa, perché noi si parla sempre di come l'illegalità viene percepita dal cittadino, ma non parliamo mai di come l'illegalità in Italia viene percepita dal bandito e dal delinquente. Il vero problema è questo, in maniera diversa, ma lo spacciatore, il ladro che ti entra in casa e il cinese, pur facendo cose diverse, e pur percependo in maniera diversa il modo di vivere, però sostanzialmente percepiscono la Repubblica Italiana come il paese dei balocchi, e questo è un'evidente responsabilità governativa anche centrale di Roma. Posso fare una precisazione, un secondo? Al volo, perché siamo... Al volissimo. E parlato di soldi dei contribuenti, in realtà il progetto regionale è finanziato con i proventi delle sanzioni, cioè i 12 milioni sono stati presi dal fondo sanzioni, da chi ha pagato le multe, e in 9 mesi abbiamo riscosso altri 3 milioni e mezzo, quindi non sono i contribuenti, ma sono... iniziale, la struttura regione sappiamo perfettamente, comunque è un'istituzione, che poi sul lungo termine si riesca a recuperare qualche cosa, ben venga, dico, ma è l'impianto filosofico-politico di questa cosa che a me non torna, sarà perché sono un liberale, non uno statalista, ma cioè la regione che deve fare un progetto apposta per far fare ai cinesi quello che tutti noi italiani facciamo tutti i giorni normalmente. Cioè. Ci fermiamo e ritorniamo tra pochissimi minuti.
Nei giorni scorsi è stato lanciato l'allarme, per la verità non il primo, dal procuratore capo della Repubblica di Prato Nicolosi, che ha parlato di situazione paludosa, riferendosi a quella connessione che il suo predecessore, il giudice Toni, chiamava sistema Prato, e cioè quella connessione tra colletti bianchi, divise con situazioni di illegalità. Una è stata riscontrata pochi giorni fa, ha coinvolto un ispettore che appunto è incaricato dei controlli nelle aziende cinesi. Vi proponiamo questo servizio di Eleonora Barbieri e poi di questo parliamo in studio. Quella che vi proponiamo è la registrazione della conversazione tra l'ispettore Asle, indagato per concussione, e l'imprenditore cinese che ha avuto il coraggio di denunciare tutto alla Guardia di Finanza. Le voci sono coperte dai rumori del bar dove è avvenuto l'incontro. Il pubblico ufficiale chiede al cinese 500 euro per passare da 4.000 euro di verbale a 1.800 euro. L'uomo parla distintamente di regalino per il collega a cui avrebbe passato la pratica. Evidente il tentativo di passare da semplice mediatore e non da colui che riceverà i soldi. Berti, immagino l'amarezza per questa vicenda. Innanzitutto le chiedo che cosa fa adesso questo ispettore e quali provvedimenti sono stati adottati nei suoi riguardi. Ma l'amarezza è stata enorme, tanta. Devo dire soprattutto quella dei colleghi di lavoro con cui mi sono incontrato e che sono rimasti frastornati, scioccati e molto arrabbiati, perché inevitabilmente si trovano accomunati per il fatto di avere la stessa giacca, anche se poi il loro comportamento è molto diverso. Ora noi naturalmente parliamo di un episodio gravissimo che non ha avuto ancora un esito dal punto di vista giudiziario. C'è un'inchiesta in corso, ci sono elementi rilevanti come quelli che avete
rappresentato. L'azienda sanitaria locale ha adottato una linea subito di intransigenza rigore, provvedendo alla immediata sospensione di questo ispettore, inizialmente anche dell'altro, che poi è risultato estraneo totalmente ai fatti, e che a maggior ragione ha un'amarezza addosso che insomma si comprende, e poi le regole del gioco sono quelle che si dovrà attendere il giudizio per valutare se ci sono, naturalmente sulla base di un giudizio di colpevolezza, come io credo, i presupposti per un licenziamento. Questo, tenendo tra l'altro conto comunque che si tratta di personale non stabilmente assunto, ma a tempo. Ma detto questo, ecco, c'è veramente lo sgomento. Devo dire che purtroppo ci sono stati anche altri episodi in altri corpi, ma il mal comune non è evidentemente il mezzo gaudio, tutt'altro. Il procuratore ha denunciato molto efficacemente questa situazione, ha parlato di palude. È chiaro che, come ha detto anche il sindaco Biffoni, questo atteggiamento, che è sempre riprovevole, che è all'opposto del nostro impegno, diventa intollerabile quando sono coloro che dovrebbero insegnare le regole, farle rispettare. Questo è, come dire, un'aggravante doppia di un atteggiamento sbagliato, e quindi occorre evidentemente avere una posizione molto ferma, molto determinata, di intolleranza assoluta. Ecco, brevemente, tutti ci chiediamo se verranno in qualche modo riprese in mano le pratiche licenziate da questo ispettore. Sì, certamente sono tutte sotto esame, è qualcosa su cui la magistratura stessa ha disposto che vengano fatti accertamenti, ma è evidente che si tratta di passare sotto la lente di ingrandimento l'operato, e quindi verificheremo. Naturalmente auspichiamo che si sia trattato di un unico episodio, che è tremendo di per sé, ma che insomma, naturalmente, se ci fossero anche altri casi legati all'atteggiamento di questa persona, sarebbero molti di più i problemi. Ecco. Ci auguriamo che questo non sia. Sì, il sistema Prato, denunciato più volte dall'ex procuratore capo della Repubblica di Prato, Toni, richiamato in questi giorni dal nuovo procuratore Nicolosi. Sistema Prato, come dire, insomma, se non ci fosse questa connessione, questa connivenza così forte, probabilmente anche queste sacche di illegalità sarebbero assai minori. Lei è d'accordo? Sì, mi permetta una piccola nota polemica, perché io ricordo perfettamente, quando ero assessore all'immigrazione, l'opposizione che adesso governa Prato dire in consiglio comunale a verbale: non esiste un sistema Prato, non c'è nessun tipo di connotazione mafiosa nel sistema Prato. Esiste, è brutto da dire, esiste, ci sono dei reati che sono francamente odiosi all'interno del sistema Prato. Ma guardate bene, il sistema Prato non è il pratese che magari ha fatto per tutta la vita il tessitore, e siccome non ce la fa con la pensione arrotonda affittando il capannone in maniera regolare, perché qui se no si rischia di fare un po' troppa confusione. Ma abbiamo parlato di colletti bianchi, di divise, insomma, sì, l'accusa è stata molto precisa. No, in questo caso è stasera, perché lei è precisissima, ma spesso e volentieri si fa un po' di confusione, no? Sembra quasi che sia colpa sempre e comunque del... Sono reati odiosi, perché diceva bene Berti, cioè chi deve insegnarti, neanche insegnarti, chi deve fare in modo che tu righi dritto, sostanzialmente è proprio quello che ti offre la scappatoia e la via secondaria. Io per mia natura sono un garantista, anche se c'è poco da essere garantisti con queste con queste registrazioni ambientali. Voglio sperare però, come ho detto prima, avrò il pallino fisso della sanzione, ma voglio sperare che qualora tutto andasse per il verso giusto, non finisca a tarallucci e vino anche questa volta, perché magari è amico dell'amico, lo sospetto. Abbiamo visto in passato fior di cooperative macchiate da reati impressionanti finire, non dico a tarallucci e vino, ma quantomeno un po' insabbiare tutto quanto e amici come prima. Quindi diamo un bel esempio, e diamo un esempio che non sia solo un esempio per gli altri ispettori, che sicuramente saranno persone degnissime, ma che sia un esempio per la comunità cinese, ma perché no, anche per gli imprenditori italiani, che magari sono abituati o sono stati abituati in passato a fare altrettanto, perché poi ci sono i delinquenti da una parte come dall'altra. Diamo veramente un esempio, diceva una persona, diceva Mao, colpirne uno per educarne 100, sicuramente è una frase forte, ma se uno si colpisce bene,
in maniera legittima, sicuramente gli altri 100 qualcosa da osservare e da ricordare. Certo, la certezza della pena ha sempre avuto i suoi effetti. Brevemente, perché siamo in chiusura, via Toscana, sono passati 2 anni, i controlli della regione stanno costando fatica, sforzo e anche soldi. Si arriverà da qualche parte, secondo lei, si riuscirà a raddrizzare, per così dire, per usare un termine molto casalingo, il distretto parallelo? Lo chiedo a lei e subito dopo anche a Berti e poi chiusura. Se dovessimo arrivare a qualche cosa, noi ci arriveremo nel giro di lustri o forse di decenni, per un qualcosa legato alla formazione e all'educazione. Cambiare chi già ha la stessa mentalità da 40 anni, magari è arrivato in Italia da poco, è veramente difficile, soprattutto con degli strumenti spuntati come abbiamo, ahimè, nella Repubblica Italiana. Giusto parlare, giusto dialogare, ma insomma a una certa ora c'è da far vedere che chi sono i buoni e chi sono i cattivi, e i buoni sono chi rappresenta le istituzioni e lo Stato di diritto. Ma intanto vorrei ricordare ancora che il progetto è praticamente autofinanziato, quindi gli investimenti fatti vengono ripagati dalle sanzioni che sono finalmente pagate. Il processo di cambiamento, giustamente, è un processo lungo, tortuoso, presuppone una svolta anche di tipo culturale, lo ricordavo, però è una grande scommessa che la città di Prato ha di fronte, perché probabilmente la città di Prato può essere considerata una tra le città più contemporanee, nel bene e nel male, ma con grandi opportunità. Un segnale di cambiamento, al di là degli adempimenti delle imprese, l'abbiamo avuto proprio nella vicenda triste che prima veniva ricordata. Io devo dire che questo cinese imprenditore, che ha avuto, consentitemi il coraggio, di denunciare il tentativo di estorsione di un ispettore, ha dato un grande segnale di civiltà, dobbiamo ringraziarlo, deve essere un esempio anche per altri che magari vengono, auguriamoci di no, ma ecco, oggetto di, diciamo, meccanismi poco trasparenti come quello di cui abbiamo parlato. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringrazio i miei ospiti, Renzo Berti e Giorgio Silli. Prato Diretta Sera torna la prossima settimana. Arrivederci. Okay.